Il sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, Andrea Del Mastro delle Vedove, ha fatto tappa a Pesaro nella giornata di oggi per visitare il carcere di Villa Fastigi, dove ha potuto confrontarsi con dirigenti, sindacati e personale della struttura sullo stato di quest'ultima, sulle esigenze del carcere pesarese e le criticità. Un'occasione colta dal segretario anche per presentare gli interventi del governo Meloni, soprattutto per contrastare il tema del sovraffollamento. All'interno dell'istituto penitenziario ho trovato la consapevolezza della polizia penitenziaria, la capacità di far pur con una carenza di organico significativa e pur con il sovraffollamento di far fronte alle esigenze di sicurezza, ordine e legalità all'interno degli istituti. Ho poi raccontato e condiviso con le forze sindacali e con gli uomini e donne della polizia penitenziaria quello che sta facendo il governo in termini di assunzioni, oltre 7.000 nuove assunzioni finanziate in 20 mesi, che è una cosa senza precedenti. Se avessero fatto altrettanto nel passato, oggi non parleremmo di carenza di organico di polizia penitenziaria, ma il sovraffollamento sarebbe proprio quello della polizia penitenziaria. Così come l'acquisto di 10.250 scudi antisommossa, 10.250 caschi antisommossa, 20.000 guanti antitaglio operativi per dare una dotazione organica degna di una forza di polizia, così come abbiamo discusso dei 255 milioni di edilizia penitenziaria investiti per recuperare 7.000 dei 10.000 posti detentivi. È da quando sono nato che c'è il problema del sovraffollamento, è da quando sono nato che mancano 10.000 posti detentivi. In 20 mesi il governo Meloni ha trovato le risorse per 255 milioni per recuperare 7.000 dei 10.000 posti detentivi che mancano. Il sovraffollamento si può affrontare con un piano di edilizia carceraria imponente e non con svuota carceri. Oggi non ho incontrato i detenuti, ho incontrato uomini e donne della polizia penitenziaria del comparto funzioni centrali, come da mia delega, perché io ho la delega all'edilizia penitenziaria e alla polizia penitenziaria, e ho affrontato con loro problemi atavici. Mi hanno indicato alcune necessità di interventi di edilizia penitenziaria, dall'automatizzazione dei cancelli per garantire più sicurezza e per garantire anche più facilmente il trattamento. A tal proposito voglio ricordare a tutte le anime belle che parlano di rieducazione che Andrea Del Mastro, il terribile uomo antitrattamentalista, ha saturato la pianta organica degli educatori, ed è con gli educatori che si fa riabilitazione e trattamento per il detenuto. E quindi c'è chi per rieducazione intende appelli da salotto da Bruno Vespa, e invece c'è chi come me intende per riabilitazione saturare le piante organiche di educatori, perché la rieducazione, il trattamento dei detenuti non lo fai con gli appelli retorici, lo fai saturando le piante organiche di chi fa la riabilitazione. Altra necessità che mi hanno indicato è quella sulla caserma, ed è infatti uno dei grandi problemi dell'edilizia penitenziaria di questi ultimi 20 anni, è che mai nessuno ha pensato alle caserme, cioè ai luoghi dove vengono acquartierati una ragazzina di Santa Maria Capuavetre del 184° corso, che come primo ingresso guadagna 1.100 euro, che arriva a Pesaro, assegnata a Pesaro, e che non ha un posto detentivo, una caserma a Concia, e che deve con quei soli 1.100 euro trovarsi anche un affitto di mercato. Noi stiamo pensando a questo anche quando parliamo di edilizia penitenziaria.